Con Matteo Perazzetti, riconfermato sindaco, una sorta di plebiscito, sto esagerando? Sì, no, è stata una dura battaglia, una conferma importante per la nostra compagine che per riconfermarsi dopo un evento storico come quello di 5 anni fa, dove abbiamo strappato al centro-sinistra il comune dopo 50 anni di governo, oggi avere di fronte a noi tutta quanta la vecchia nomenclatura, ex sindaci, ex vice sindaci, ex assessori, persone che erano, diciamo, trasfughi della nostra controparte, siamo riusciti a vincere contro questo Golia e siamo riusciti ad abbatterlo e oggi ci riconfermiamo assolutamente in maniera positiva. Di solito si dice quali saranno gli obiettivi da centrare nei primi 100 giorni, immagino continuare il percorso iniziato appunto 5 anni fa. Ma qualche novità ce la può dare il sindaco Perazzetti? Guarda, continuare quello che noi avevamo interrotto perché non volevamo fare, diciamo, non volevamo soprattutto in fase preelettorale dare dei risultati o delle inaugurazioni per il discorso proprio preelettorale. Lo abbiamo interrotto per rispetto anche dell'avversario, ma i cittadini ce l'hanno dato credito e oggi riapriamo ad inaugurare nuovi appalti, nuovi cantieri ed inaugurare i cantieri che stiamo ultimando. Una, diciamo così, una sorta di promessa, un ringraziamento particolare a chi le è stato sempre a fianco, ovviamente immagino i candidati consiglieri, e a questo punto le chiedo, saranno tutti coinvolti anche quelli che numericamente purtroppo non ce la faranno ad entrare in assise? Direi assolutamente di sì, noi cerchiamo sempre di coinvolgere tutti, poi è normale che l'impegno che viene profuso da ognuno è dato naturalmente anche dalla contropartita di quello che può essere il risultato che si ottiene, ma noi andremo a coinvolgere tutti. Ringrazio naturalmente i primi che non sono rientrati e poi tutti quanti invece quelli che sono rientrati, perché sono stati l'anima reale di questa lista che oggi è stata riconfermata. Un messaggio anche all'opposizione, immagino l'intento vostro di trovare dei competitor che possano collaborare, tra virgolette, anche se poi il pungolare, il sindaco di turno può essere anche una sorta di stimolo per il primo cittadino. Non abbiamo mai temuto il confronto, assolutamente, perché abbiamo gli argomenti, abbiamo la preparazione per poterci confrontare su quelli che sono gli argomenti per far crescere la città. L'augurio che faccio è, che l'ho detto prima anche altre testate, che si volti pagina, basta con chi si ripresenta per 1000 volte nella pagina politica. La politica angolana deve essere a tempo e deve rinnovarsi ogni volta per dare nuove energie e nuove spinte. Questo è l'augurio che faccio, pronti al confronto con tutti quanti. Al confine c'è dapprima Montesilvano e poi arriva Pescara. Sei risultati di queste due, possiamo definirle metropoli, daranno un ulteriore stimolo al suo cammino amministrativo. Ma io Ottavio e Carlo li ringrazio infinitamente perché hanno chiamato, io ho fatto le congratulazioni anche a loro, come a Lorenzo e Cappelle e a tutti i sindaci. Abbiamo sempre collaborato confrontandoci su tanti progetti e sicuramente sarà di spinta, perché dobbiamo iniziare non più a pensare al singolo comune ma area metropolitana o area vestina. Quindi sicuramente la collaborazione già rodata con loro sicuramente si rinnoverà. E allora grazie al riconfermatissimo primo cittadino di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti, in bocca al lupo ovviamente a lei e alla sua squadra, e a questo punto possiamo ridare la linea allo studio.